La più cordiale buona serata al pubblico di Senza Maschera, velocissimi verso il 4 marzo, è il giorno del voto, ultimi giorni di campagna elettorale. Campagna elettorale, forse questa tornata mai stata così scontata, prevedibile, forse anche spenta, forse mai stata così lontana dalla gente, ma questo è il frutto di una legge elettorale partorita dal Parlamento, da tutte le forze della politica, che riduce, toglie il diritto della scelta ai cittadini, agli elettori. Nonostante tutto, la partecipazione al voto è necessaria perché almeno una piccola spinta possiamo darla. Possiamo darla alla squadra dei parlamentari che sbarcheranno a Roma la sera o la notte tra il 4 e il 5 maggio. Una campagna elettorale che comunque un po' di fascino ce l'ha, non fosse altro per i collegi uninominali, perché qui la sfida è all'ultimo voto ed è davvero una novità ed è abbastanza interessante. Forse oltre alla scelta politica incide anche la scelta degli uomini e delle donne che le forze politiche hanno messo in campo. Rivediamo la sfida nel collegio al Senato uninominale, collegio Puglia 8. Eccoli qui i candidati: per il centrodestra Antonella Spezzati, per il centrosinistra Massimo Russo. Ricordiamo che Antonella Spezzati è espressione di Fratelli d'Italia, che è una delle forze della coalizione di centrodestra, mentre Massimo Russo è espressione del Movimento Civica Capitanata, che fa capo all'assessore Leo Di Gioia e dunque è candidato per il centrosinistra. Per il Movimento 5 Stelle abbiamo Marco Pellegrini, lo ricordiamo ancora, un professionista foggiano, e se vogliamo aggiungere che è il fratello del noto penalista. Poi abbiamo per Liberi e Uguali il dottor Giuseppe Trincucci e per Italia agli Italiani Luigi Palladino, Casa Pound Raffaella Ianzano, per Potere al Popolo Antonello Socio. Uomini e donne che sono scesi in campo per quanto riguarda questa battaglia nel collegio Puglia 8 uninominale al Senato. E nel corso di questo numero di Senza Maschera noi avremo il confronto tra la maggior parte dei candidati di questa competizione elettorale al Senato. Ce li abbiamo quasi tutti, o meglio, abbiamo i rappresentanti, i candidati delle principali forze. Poi vedremo un po' di ospitare anche gli altri candidati. Dunque, stanno per arrivare tutti i nostri ospiti, che saranno Giuseppe Trincucci di Liberi Uguali, Marco Pellegrini del Movimento 5 Stelle, Antonella Spezzate del centrodestra e Massimo Russo del centrosinistra. Sono arrivati qui nei nostri studi. E allora cominciamo la serata negli studi di Teledauna e negli studi di Senza Maschera. Facciamo entrare Se c'è qualcuno subito che c'ha il voglia di candidato ballare, del Movimento 5 si Stelle, faccia Marco avanti. Se c'è Pellegrini. qualcuno che c'ha voglia di Eccolo qui, cambiare, si faccia torna avanti. a Senza Si faccia Maschera avanti. nel corso di I questa funzionari dello campagna Stato italiano elettorale. si fanno Riscontro prendere tra la spesso la gente così mano, come finiscono bene o previsto o finiscono andiamo oltre le male. previsioni? Capita spesso che li trovi a Sì, rubare e fanno veramente credere che stai contento bene solo dell'accoglienza che loro. ci riservano i cittadini quando andiamo in giro per strada, nei mercati, davanti alle fabbriche, veramente, specie davanti alle fabbriche, è una cosa che un po' mi ha Ha sorpreso. raccolto il malcontento, c'è sempre tanto malcontento nel nostro territorio. C'è voglia di cambiamento, ci dicono le parole che più ci ripetono, quelle più ricorrenti sono due: cambiamento, vogliamo un cambiamento, e il lavoro. Queste sono le cose Ma voi sfidate tutti, no? Perché tutti quelli che sono stati al governo prima di voi hanno fatto poco, ritenete che abbiano fatto secondo poco? noi e secondo la gran Eh? parte dei Sfidate cittadini, tutti, non c'è una forza hanno fatto che abbia malissimo. proposto un fatto positivo per la gente. Noi guardiamo ovviamente nel complesso. Nel complesso il paese sta peggio rispetto a tanti anni fa, e quindi la gente vuole ritornare a un
modo di vivere, uno stile di vita, una società più giusta, un mondo più giusto. E quindi si rivolgono a noi perché ritengono che siamo la forza politica che ha le carte in regola per arrivare a questo risultato. Nella introduzione, non so se ha sentito, ho parlato di una campagna elettorale un po' spenta, un po' lontana dalla gente. Io sto tutti i giorni in mezzo, alla gente. Io posso parlare per me. Per gli altri non parlo, io parlo per me. Io sto tutti i giorni in mezzo alla gente, anzi qualcuno dice che fin troppo vado nei mercati, qualcuno anche ha avuto stranamente da ridire, perché credo che la politica si faccia tra la gente, non negli incontri con i poteri forti e l'elite. Noi siamo una forza popolare e quindi la facciamo tra la gente. Per la gente si è diviso anche il popolo del centro-sinistra. Facciamo entrare il candidato di Liberi ed Uguali, il dottor Giuseppe Trifucci. Si faccia avanti. Grazie, dottore. Prego, può accomodarsi anche lei. Facciamo entrare anche il nostro operatore per microfonare Giuseppe Trifucci, candidato al Senato, collegio Puglia 8. Dunque è un grande collegio, ma io devo iniziare inevitabilmente da questo divorzio, è inutile, so che non gradite questa domanda, ma è il fatto nuovo del centro-sinistra, cioè una scelta che ha caratterizzato questo momento del centro-sinistra. E allora lo analizziamo con una domanda semplicissima: siete estrema sinistra? No, assolutamente no. La storia personale dei candidati lo dimostra, anche anch'io non sono un massimalista o una persona di estrema sinistra. È un cartello elettorale di più persone, di più gruppi, di una costola importante del vecchio PD, di Sinistra Italiana, che pure proveniva dal PD, e di Possibile, oltre che di altri movimenti orientati a sinistra. Non abbiamo fatto nessun divorzio, c'è stata una separazione per così dire consensuale, perché a un certo punto alcuni principi e alcune modalità di democrazia interna non erano più rispettate nel vecchio PD. Il vecchio PD, a cui io sono stato e cui sono stato iscritto fino a... Quindi volete ricostruire praticamente il centro-sinistra o la sinistra? Noi vorremmo ricostituire la sinistra, noi non siamo la un sinistra. Movimento di opinione, non siamo un movimento che vuole esprimere solo dissenso, siamo una forza politica che si candida a governare questo paese, a governare le nostre realtà anche locali. È un movimento appunto che sicuramente si trasformerà in una formazione partitica, un movimento nuovo, però abbiamo anche la volontà di costruire qualcosa di concreto per le nostre città e per le nostre realtà. L'obiettivo di questa campagna elettorale in termini percentuali qual è? In termini percentuali, ecco appunto, non si può dire, perché io non sono, credo che le percentuali nazionali siano diverse dalle percentuali locali, perché diciamo la percezione del voto è comunque, almeno da parte mia, molto diversa da quella che è nazionale. I candidati che sono persone che sono state presenti sempre nel territorio, che hanno dimostrato una certa apertura mentale alle problematiche importanti di questo nostro periodo storico, che sono il lavoro, la sanità, la giustizia sociale, una maggiore attenzione per gli ultimi di questa società, soprattutto per i 12 milioni e mezzo di persone che non possono avere accesso alle cure sanitarie, per i tanti pensionati che non hanno una pensione dignitosa, per i tanti giovani che aspettano un lavoro. Il problema del lavoro è un problema importante, il Job Act e tutte queste normative precedenti non io hanno... Io sento gli stessi temi, sento quasi gli stessi obiettivi. Ipotizzare la credibilità della forza politica nell'applicazione di un progetto politico, insomma, non è che siamo tanti lontani. Prima di far entrare anche altri ospiti che sono arrivati, ancora
un attimo su questo momento che ha diviso il centro, che è il centro-sinistra. Lo hanno deciso all'alto, no? Lo hanno deciso a Roma. Dunque, questa scelta poi si è riflessa anche a livelli locali. Certo. Cioè, era già spaccato il centro-sinistra qui in provincia di Foggia? C'erano già malcontenti? Oppure è stata dettata dall'alto? No, no, non è stata dettata dall'alto, perché anche di qualche giorno fa ci sono state delle prese di posizione, per esempio in Trentino, contro c'è una diffusa, noi la battaglia l'abbiamo iniziata con il referendum costituzionale, c'è stata una spinta dal basso, proprio della popolazione, contro un sistema di governance del partito che non andava più tollerato. Non si può fare un partito come un giardino personale, come una riserva indiana, mettendo fuori le minoranze, mettendo fuori le voci di dissenso. Questo è punto di partenza. Poi successivamente questa arroganza... Beh, dall'altra parte dicono se ne sono andati, perché abbiamo fatto delle elezioni regolari, hanno perso. Poi c'è il rispetto nella formazione delle candidature... Dell'avversario, della minoranza... E dunque dove comincia praticamente la democrazia? Noi non ci poniamo come alternativi o al PD o come indissenso. Allora intanto quelli di destra, quelli sono più pratici, quelli del centrodestra, che indipendentemente dai conflitti che li hanno messi da parte, si sono messi insieme e hanno fatto la coalizione. Pensate un po' voi con il PD, cioè Liberi Uguali, PD, e adesso qui, soprattutto in provincia di Foggia, abbiamo l'esercito dei cinici. Sarebbe diventata una grandissima forza da tenere senza alcun dubbio probabilmente dopo le elezioni. Dopo si vedrà. E allora facciamo entrare nei nostri studi il candidato del centro-sinistra che è Massimo Russo. Eccolo qui, professionista foggiano anche lui. Grazie. Prego, può accomodarsi. Massimo Russo è candidato nella coalizione di centro-sinistra ed è espressione di Capitanata Civica, questo grande movimento che ha messo su l'assessore Leo Di Gioia, che ha piazzato lei al Senato e Rosario Cusmai alla Camera. Due collegi uninominali, si è preso una bella fetta nella ripartizione, nella scelta delle candidature. La prima domanda che faccio è questa, dottore. I civici sono di destra o di sinistra? Ma guardi, io posso parlare per me. Io non sono mai stato iscritto ad un partito, è la mia prima competizione elettorale. E devo dire la verità che personalmente ho votato spesso in un'ottica progressista, però non ho mancato anche di votare da un'altra parte. Voglio dire, soprattutto nelle elezioni amministrative ho votato spesso le persone. E in questo caso io voglio rimarcare la novità di questa legge elettorale, non so se lo farai tu diciamo più tardi. Noi oggi siamo qui proprio a rappresentare un collegio uninominale in cui si ritorna a votare, sia pur con un sistema piuttosto un po' ibrido, il sistema maggioritario con quello proporzionale. Quindi io ho accettato questa sfida anche perché oltre ai simboli ci sono delle persone che devono proporsi per rappresentare un territorio. Quindi in quest'ottica, se ci possiamo dare del tu, prego, che se uno è di destra o di sinistra, io dico che le buone idee non sono né di destra né di sinistra, tant'è che si evidenzia che il Movimento 5 Stelle, secondo uno studio effettuato da un istituto di ricerca, è un movimento centrista, il più centrista insieme addirittura a Casa Pound rispetto agli altri. Quindi le buone idee possono essere di destra. E allora il centrista trova collocazione dove ritiene opportuno. Io ritengo che bisogna parlare... Laddove vede la realizzazione del proprio progetto. Battuta è bellissima, quindi gliela faccio passare come battuta, perché mi fa ridere questa cosa che siamo centristi insieme di ricerca, a Casa Pound. Un istituto quello che conta, guardi, noi siamo qui seduti. No, non è una battuta, l'ha detto il rappresentante di Casa Pound in una discussione. Quello che dice Casa Pound mi interessa zero. Posso finire? Sì, sentiamo. No, io, ecco, diciamo, la chiusura del concetto.
anche con te Marco se ci possiamo dare del tu, ma c'è parliamo problema, ognuno si, serenamente, per carità. Sono serenissimo. Allora, io quello che volevo dire è che vorrei appunto, parlare secondo... di temi e non di acqua però... che scorre. Fammi finire. Prego, prego. Diciamo che secondo me si deve parlare di, appunto, di temi. Parliamo di temi, parliamo di persone, parliamo di esperienze, poi destra e sinistra. Sì, è chiaro. Per... parlare anche dei temi, cioè mettere in campo i progetti a beneficio dei cittadini, dell'Italia, del territorio. Certo. No. Però in questa sfida con i collegi uninominali, sì, beh, c'è anche la sfida tra gli uomini e le donne che sono scesi in campo. Esatto, esatto. Cioè l'elettore deve premiare Massimo Russo, certo, o deve premiare Giuseppe Trincucci. Cioè, al di là dell'appartenenza politica, deve fare anche una valutazione sulle risorse, sulle potenzialità, sulle conoscenze e dunque sulle competenze degli uomini e delle donne che sono scese in campo, è vero? Diciamo, sì. Sono passati 10 minuti di trasmissione, abbiamo parlato, chiedo scusa, del nulla, di cose di, come dire, che credo ai cittadini non interessino, perché le divisioni del PD tra liberi uguali, ex PD, i civici, non interessano veramente nulla ai cittadini, perché io l'ho detto all'introduzione, lei mi ha concesso pochi secondi di introduzione, i cittadini quello che chiedono sono altre cose, vogliono il lavoro, ci sono i cittadini che vogliono liberi uguali, sì, sono interessati a questo divorzio all'interno del centro-sinistra. Io le faccio la mia valutazione, la classificazione delle proposte, sono di centro, sono vicini a Casa Pound, io veramente le lascio agli analisti politici, io mi candido al governo del paese insieme al movimento di cui faccio parte da 10 anni tra l'altro, quindi io non è che sono nuovo alla politica, io sono nel Movimento 5 Stelle, lo dico sempre, da prima che nascesse il Movimento 5 Stelle, perché facevo parte dei meetup, quindi da lontano 2007, quindi... come dire, questa mia candidatura è una naturale evoluzione del mio percorso all'interno del movimento. Dicevo, i cittadini al momento hanno altri problemi, non si interessano assolutamente se liberi uguali stia col PD o di civici. Io sono stato ieri mattina davanti alla ex Sofim, a parte l'accoglienza e come dire il sostegno che ci danno gli operai, a cui se si va a parlare di cosiddetto centrosinistra si arrabbiano un po', perché le loro vite sono state massacrate dalle politiche che hanno messo in campo gli schieramenti da cui provengono i miei avversari. Loro le hanno fatte, non noi, e quindi vogliono un cambiamento, vogliono lavoro, non vogliono più un lavoro precarizzato per cui guadagnino il loro salario a fine mese sia di 500 euro, 400 euro, 600 euro oppure che venga contabilizzato come una settimana lavorata se hanno lavorato una sola ora. Queste sono cose per loro inaccettabili, lo sono anche per noi, e noi raccogliamo questa richiesta che viene dal basso. Quindi diciamo la classificazione, il Movimento 5 Stelle è di sinistra, centro, centro-sinistra, centro-destra, noi vogliamo fare gli interessi dei cittadini che sono stati calpestati, letteralmente calpestati, sia dei governi di centrosinistra ultimi sia dei governi di centrodestra. Hanno avuto una continuità da questo punto del massacro sociale assolutamente uniforme, tant'è vero che, come dire, la legge che per antonomasia voleva portare avanti il centrodestra, abolizione dell'articolo 18 e quindi poi il Jobs Act, l'ha fatto il cosiddetto centrosinistra. Quindi voglio dire, hanno fatto politiche uguali, fanno finta che si contrappongono, si scelgono uno o due argomenti, si contrappongono, per esempio l'immigrazione, fanno vedere che sono diversi. In realtà sono uguali, la gente non è stupida, lo ha capito che l'unica forza politica che veramente si può contrapporre alle elite, perché loro rappresentano ormai solo le elite e quindi quelli sono gli interessi che portano avanti, la gente l'ha capito e vota noi. Spero il numero sufficiente per mandarci al governo. Ha una marcia in più, almeno rispetto all'ultima volta che è venuto qui nei nostri studi, l'ingegnere, è il candidato del Movimento 5 Stelle, abbastanza determinato, forse questo entusiasmo l'ha raccolto sono gente. Sempre lo stesso, però ripeto, forse ho sentito delle cose che mi hanno... Io faccio una brevissima riflessione su quanto ha detto. Penso che almeno i rappresentanti delle forze che oggi abbiamo qui in studio, penso che non accusino la responsabilità
Ma io non sto, io non sto, io ho il massimo rispetto. Certi aspetti, anche io ho il massimo rispetto. Chiedo scusa, direttore, io ho il massimo rispetto per i miei avversari. No, non è in discussione l'onorabilità dei miei avversari. Io sto parlando delle politiche che hanno portato avanti gli schieramenti di provenienza. Vabbè. Quindi massimo rispetto per le persone. Ma è quello che conta è la politica, è la credibilità. Vabbè, mi pare che Liberi Uguali non dica cose molto difformi da quelle che ho appena ascoltato, perché il problema del job act, del lavoro, è uno dei nostri obiettivi primi. L'abolizione della legge 107. Chi l'ha votato, dottore? Chi l'ha votato? L'abolizione non l'hanno votato sicuramente. Le politiche non che sono state messe non l'hanno in campo votato di sicuramente, non chi l'hanno votato, chi non l'ha votato sicuramente, come non hanno votato la legge elettorale approvata con 8 voti. La legge elettorale non l'hanno votata. Non l'hanno votata la legge elettorale. Votata, hanno votati i fuoriusciti dal PD. Questa non è la verità. Non l'hanno votati perché molti dei rappresentanti attuali non hanno votato la legge del Job Act. Comunque, in ogni caso, il problema è un altro. Ci sono delle esigenze primarie che noi come movimento e come partito Liberi Uguali abbiamo recepito perfettamente, che sono l'emergenza del lavoro. Io vivo nel sociale, io faccio il medico e le persone, oltre a parlarmi delle loro malattie, mi parlano della loro situazione familiare grave, di avere 2 o 3 figli disoccupati, di aver la necessità di far emigrare i loro figli e non vederli più, di distruggere i fini familiari, di non poter permettere ai figli di sposarsi, di avere una famiglia perché non hanno i mezzi di sostentamento. Questa è la verità vera della gente. Io parlo con il mondo della scuola, che hanno avuto una legge, la 107, una legge che va abrogata e che è una legge che è ingiusta, che non accontenta in Italia nessun insegnante. Parliamo dei problemi della sanità, l'abolizione del super ticket, anche la stessa possibilità di far accedere agli studi superiori e universitari i nostri figli. Queste sono cose reali, sono cose che noi ascoltiamo e ripeto, noi abbiamo attenzione per gli ultimi, abbiamo attenzione per i poveri, per i 5 milioni di persone che sono poveri assoluti. Io qui dopo il 4 marzo un'alleanza ce la vedo. Se vorranno appoggiare le nostre proposte di governo, il mio avversario sta elencando le nostre proposte di governo. Vabbè, solo che noi non le facciamo da un mese. Dottore, chiedo scusa se le interrompo. Noi non le facciamo da un mese. Noi abbiamo proposto il reddito di cittadinanza dalla prima legge di bilancio come emendamento della scorsa legislatura, quindi dal 2013. Vabbè, noi abbiamo la credibilità. Lei proviene da uno schieramento, un accorpamento di, lei ha detto, un cartello elettorale, di gente che ha votato sempre contro le nostre proposte. Quindi è un po' meno credibile che ora lei ci venga a fare questo discorso quando esponenti del suo cartello elettorale hanno sistematicamente votato contro le proposte del Movimento 5 Stelle che andavano in favore degli ultimi, perché io sono d'accordo con lei, il reddito cittadinanza. Perché noi abbiamo sotto la soglia di povertà 9 milioni di nostri connazionali, 4 milioni e mezzo in povertà assoluta. Mi vuole spiegare le politiche che ha fatto il PD? Infatti, non le ha fatte. E infatti sono politiche che non ci ritengono, ritengono più sostenibili. Quindi, noi vogliamo fare un discorso autenticamente di sinistra. Una sola cosa ho sentito di giusto, tra le tante cose, il suo discorso a proposito proprio del fatto che il PD è stato l'artefice, partito di sinistra, della distruzione dello statuto dei lavoratori, con l'abolizione che era un bene assoluto, un caposaldo della nostra civiltà giuridica e del mondo del lavoro. Sono d'accordissimo con lei. Poi sono stati gli artefici anche di altre leggi liberticide. Questo è una ed era inevitabile che persone che la pensavano diversamente, che non erano d'accordo, andassero per la loro strada. Se poi loro vorranno tornare. Vabbè, gli obiettivi sono tutti finalizzati a migliorare la qualità della vita degli italiani, dunque dei pugliesi e dei foggiani. È normale. Attilio, io vedo che i miei colleghi sono particolarmente vivaci. Io ti prego per par condicio di riservarmi i minuti che mi devo gestire con il mio modo di approcciare le cose. Problema. Allora io volevo. Per par condicio ricordiamo che quella poltroncina è riservata ad Antonella Spezzati, che ci ha dato l'ok alla partecipazione di questo numero di Senza Maschera e la stiamo aspettando. Allora io volevo, io devo dire la verità, il Movimento 5 Stelle ha avuto il pregio di toccare in questi anni dei temi molto importanti. C'è una cosa che però non apprezzo.
Cioè il fatto che c'è una cosa buona e tutto il resto, quello che c'è attorno, è tutto negativo. Ora, tornando al ragionamento della proposizione, perché noi qui ci stiamo facendo conoscere, nel senso che io ho tanti amici, ho tante persone che mi conoscono, ma certamente non 470.000 persone che sono il collegio uninominale in cui noi partecipiamo. Allora, io non credo che tutto il resto sia sbagliato, ci sono cose buone e cose meno buone. Nella mia esperienza di pubblica amministrazione credo invece di aver dato prova di poter coniugare un approccio, diciamo così, progressista con dei risultati oggettivi. Forse Marco e il collega non sanno, io ho già amministrato un'azienda pubblica. E poi tornerò un attimo sulle questioni di elencare i problemi. Fino adesso sono passati, come hai detto tu, 10 minuti, ma non abbiamo ancora parlato di niente. Poi parliamo del reddito di cittadinanza, parliamo delle tasse, parliamo dell'immigrazione, parliamo delle coperture. Cioè, nelle gestioni complesse non è detto che la soluzione sia soltanto quella di elencarlo il problema. Noi abbiamo approcciato con questa visione delle problematiche concrete. Penso il caso di Amgas, penso il caso dei consorsi di bonifica, penso il caso adesso dell'amministrazione di Sanità Service, cioè la gestione della cosa queste pubblica. Queste sono le postazioni occupate non sono postazioni, sono responsabilità che sono state portate a termine con un approccio concreto, un approccio tecnico, cioè analizzando il problema, vedendo le risorse e trovando una soluzione. Questa è la prova concreta. Ecco, io vorrei parlare di questo, di problemi concreti e non di macro temi politici che sono anche un pochino al di sopra delle nostre. Cioè, parliamo dei problemi del territorio, parliamo dei problemi dei programmi. Sì, sono politici, però, e non comunali. Diciamo, no, parlo dei problemi del territorio. Siccome sono elezioni politiche, parliamo dei temi nazionali. L'anno prossimo facciamo le amministrative e parliamo dei temi. Parliamo dei temi della Capitanata, per la quale noi ci candidiamo. Noi stiamo girando la provincia, Lucera, San Severo, Vieste, Foggia. Parliamo di questi temi, vediamo qual è la realizzabilità e poi se vogliamo parlare di temi concreti, ripeto, il fisco, l'immigrazione, entriamo nel dettaglio e parliamo di questo, cercando di, e chiudo, di rispettare anche il modo di affrontare e di risolvere i problemi. Perché guarda Marco, una cosa è enunciare, una cosa è risolvere. Ti faccio l'esempio dei tuoi colleghi che hanno preso una responsabilità amministrativa. Regioni non ne amministrate, province non ne amministrate, amministrate i comuni. Allora, i comuni importanti, ovunque siamo, abbiamo successi uno dietro l'altro. I due comuni più importanti, Roma, vedi i dati, Roma. No, io li vedo, non li vede lei forse, dottore. Fammi finire. Prego, prego. Mi dai del lei, ti do del lei. Allora, ingegnere. L'ho conosciuta oggi, quindi le do del lei. Ingegnere. Possiamo dare. No, io ho chiesto di dare del tu. In radio ci si dà del lei. Del lei. Andiamoci del lei. Andiamoci del lei, va bene, va bene, va bene. Per segnare una distanza per un fatto, come dire, posso terminare? Allora, ingegnere, le hanno probabilmente dato questo mandato in questo colloquio, cioè di interrompermi continuamente. No, mi faccia finire, perché sennò poi la interrompo pure io. Dottore, non mi hanno dato nessun mandato. Allora, volevo pensiero e poi sentiamo la replica. Allora, mi affido al conduttore. Allora, nelle due esperienze amministrative che voi avete fatto, la Raggi e l'Appendino, recenti indagini sullo stato di gradimento dei cittadini, la Raggi è partita da 67%, oggi è il 44%, oggi occupa l'86esima posizione e mentre Marino, prima di andarsene, era 82esimo, l'Appendino è 22esima, mentre quando è andato via il precedente sindaco Fassino era quarto. Che cosa succede? E lo possiamo dimostrare anche con i numeri. L'elencazione dei problemi, che ci siano 12 milioni di poveri che non possono utilizzare le medicine di cui hanno bisogno, è vero. Che ci siano 4 milioni di poveri assoluti, è vero. Che ci siano altri 4 milioni di poveri relativi, è vero. La vera sfida però delle problematiche complesse non è soltanto enunciarle e creare un meccanismo virtuoso che corre il rischio di farvi andare a sbattere nel prossimo futuro, e cioè quello che è già successo nella politica è fare un elenco di sogni e non riuscire a realizzarli. Questa è la sintesi. Io credo la replica, poi sentiamo anche il dottor Trincucci. Io innanzitutto la ringrazio per farci questi esempi. Non arrivi ancora
la spezzate. È un peccato, perché non mi può lasciare una poltroncina vuota, ecco, nel corso del dibattito in questi ultimi giorni di campagna elettorale, anche perché c'ho la fila dei candidati davanti alla porta della emittente, e questa puntata l'avevamo organizzata con la sua presenza. Speriamo nel corso della serata di vederla qui. Brevissima replica. Io ringrazio il dottore perché ha fatto degli esempi che a mio modo di vedere sono degli autogol assoluti. Lei ha citato Roma e Torino, ci sono anche altre città che noi amministriamo, per esempio Livorno, e solo secondo Repubblica, Il Messaggero e altri quotidiani che ovviamente portano avanti l'interesse dei loro rispettivi editori e non... Ma lei è andato a Roma, qualche volta è andato a Roma. Io ho vissuto 11 anni a Roma, quindi credo di sapere. Ha detto prima che non voleva essere interrotto, chiedo scusa, dottore, appena iniziato mi faccia fare la replica. Allora, dicevo, proprio i casi che lei ha menzionato testimoniano il fallimento della parte politica a cui lei appartiene. Le faccio il caso di Torino. Qualche giorno fa, perciò le dico, lei ha fatto un autogol, diciamo, dei più clamorosi, il sindaco espresso dalla sua parte politica, Fassino, e quelle amministrazioni precedenti, hanno lasciato un buco enorme. Il piano di rientro che ha messo sull'amministrazione invece Appendino è stato approvato a pieni voti dalla Corte dei Conti, ritenendolo assolutamente quello di Foggia da Mongelli è dottore, stato ha detto che non ci dovevamo interrompere. Ma se lei dice decidiamoci, interrompiamo sempre, dottore. Lei è un ingegnere che fa propaganda. Mi sforzo di portare avanti le mie idee. Ripeto, se lei la vuole portare sull'interruzione, faccio l'interruttore invece del candidato, la interrompo ogni secondo. Se invece vogliamo esprimere dei concetti, io sono qui apposta per esprimere dei concetti. Io forse ho esperienza pari alla sua, se non maggiore, perché a me non mi ha mai nominato nessuno manager di un'azienda. Io ho l'azienda mia che, se i conti non tornano, ci rimetto del mio. No, non come lei, che lei ha uno stipendio, e quindi se lei c'ha i risultati o non c'ha i risultati è di nomina politica, quindi questa è la differenza, direi, abissale tra me e lei. Però volevo tornare agli appunti che lei faceva, quindi mi fa finire. Per quanto riguarda questo passaggio la devo dare, siccome ha fatto una serie. E allora veloci. Per quanto riguarda Torino, successi uno dopo l'altro. Per quanto riguarda Roma, dopo il disastro delle amministrazioni, sia del centrodestra sia dell'ultima di Marino, Virginia Raggi e la sua amministrazione hanno fatto in pochi mesi quello che la sua parte politica e il centrodestra non sono riusciti a fare in anni, in tantissimi anni. Lo sa che l'ultimo bilancio è stato chiuso in attivo, lo sa che per la prima volta è stato approvato un bilancio entro il 31 dicembre, e parlo dell'ultimo, il penultimo. Roma è stata la prima città ad approvarlo. Ho finito, chiedo scusa. Il fatto che lei voglia dire, diciamo, sminuire il nostro approccio è, come dire, non è suffragato dai fatti, perché lei dice che il Movimento 5 Stelle, secondo la sua prospettazione, si limita a fare un elenco di problemi ma non ha una capacità risolutiva. È esattamente il contrario, perché noi ogni volta, noi siamo forza anche di governo sia nelle città, e ci apprestiamo con il voto dei cittadini, spero che ci arrivi a diventare forza, mi togli il tempo nel prossimo blocco, forza di governo nella prossima legislatura. Noi ogni volta abbiamo fatto proposte concrete che il suo partito di Parlamento ci ha sistematicamente bocciato, perché ha preferito portare avanti le proposte provenienti dai vari marchionni e dalle élite. Noi quando abbiamo fatto le proposte sul reddito di cittadinanza, per cui ci sono le coperture che non dobbiamo dire né lei né io se le coperture siano idonee, le coperture le ha stabilite e quindi le ha validate la commissione bilancio, non si informa come un candidato al senato che non si informa su queste cose basilari, le ha validate la commissione bilancio, perché lei dovrebbe sapere, visto che si candida al Parlamento, come funziona il Parlamento. Si presentano degli emendamenti in commissione, vengono validati. Le coperture del reddito di cittadinanza sono state validate anche dalla Ragioneria dello Stato. Quindi, dottore, si informi prima di dire queste inesattezze. Mi fate dire soltanto una cosa. Prego. I temi nazionali sono giusti? Sì. No. Le situazioni comparative con altre città grandissime sono giuste? No.
ci consegnano un altro elemento di valutazione, ma ci sono anche i problemi del territorio. Come no? Certo. Cioè non è che siamo, ho risposto, siamo, siamo una regione di un'altra nazione, per cui penso che un malcontento rappresentato nel nostro territorio sia sintesi di un malcontento generale. Certo. Penso, e quindi anche sul territorio dobbiamo confrontarci. Ma adesso cerchiamo di capire, no, dove è andata a prenderli questi voti? Per, noi siamo una parli di Liberi Uguali. Di Liberi Uguali, adesso dov'è che li andate a cercare? Noi li cerchiamo a tutti, non abbiamo dei paletti, siamo posti dei paletti. Noi siamo un movimento di opinione e anche che ci proponiamo per governare con un programma preciso che in cui non ci sono promesse di grandi cose, ma di modifica del modo di fare politica. Ecco, questo è il discorso. Purtroppo in Italia per anni non si è fatta politica, si è fatta amministrazione più o meno cattiva, e questo ha portato a due fenomeni gravissimi che sono l'assenteismo, che non lo so, tu devi mettere una sedia in più prevedendo l'assente, perché l'assenteismo è una realtà, è un partito. Sacco di persone ci arriviamo subito. L'assenteismo, la domanda era per arrivare proprio a chi non con vota. Tutto il rispetto per l'amico di 5 Stelle, una visione manichea della politica, non giova a nessuno. I buoni non stanno tutti da una parte, i cattivi tutto dall'altra. I buoni e i cattivi sono spalmati tranquillamente in tutti i partiti. Lui quando avrà, io conosco persone che hanno aderito al Movimento 5 Stelle, che hanno una storia politica precedente di grande, grande compromissione, perlomeno culturale, con le forze politiche che loro culturale, adesso... Culturale, diciamo. Culturale, almeno culturale, se non di interessi minuti. Il problema è un altro. La vecchia politica garantiva alcune situazioni, alcuni bisogni, e lo faceva in maniera, diciamo, quella tutta, e anche in maniera clientelare. Ora, per motivi di carattere internazionale, per motivi di globalizzazione, per motivi anche di mancanza di viraggio nel sistema economico italiano e internazionale, questi bisogni non possono essere più soddisfatti. E allora da questo cosa nasce? Nasce un sentimento di antipolitica, nasce il populismo, nasce le persone che vanno... dice peggio di così non possiamo andare, e aderiscono a dei movimenti, devo dirlo con molta franchezza, che a parte l'onestà intellettuale di alcuni componenti raccolgono un po', diciamo, il malcontento, raccolgono le persone che hanno un sentimento di antipolitica. Ecco, il discorso che fa Liberi Uguali è di dare dignità alla politica. La dignità, la presenza nel Parlamento di un dottore drappello Massimuzzi. Di un drappello di deputati, di senatori di Liberi Uguali può significare molto. Voi mettete in campo soprattutto il frutto dell'azione politico-amministrativa dell'assessore regionale, perché comunque qualcosa si vede. Devo dare le del lei, mi scusi. Allora, volevo dirle in televisione che funziona guardi, così, diciamo, avere, funziona. Io voglio dire due o tre cose all'ingegnere. Innanzitutto non mi piace il modo di fare politica gridato in questo modo aggressivo, dicendo tra l'altro non si informa. Proprio perché la mia prima esperienza, mi aspettavo qui una discussione un po' più seria, e dimostrerò che le cose che ha detto l'ingegnere sono una propaganda un po' difficile. Un po', no. Beh, per quanto riguarda la discussione seria, noi allora no, sto dicendo la discussione seria. Attenzione, allora, ecco, lascio a lei queste valutazioni. Allora, lascio a lei queste valutazioni se sono serie o non serie. Attenzione a questo numero, perché qui, ecco, carissimi telespettatori. Anche questa trasmissione vi consegnerà alla fine un elemento di valutazione, cioè qui dovete scegliere tra Giuseppe Trincucci, Massimo Russo, Marco Pellegrini, e stavamo aspettando Antonella Spezzati. Ma allora, devo ricordare che in campo ci sono anche Antonella Socio del Potere al Popolo, poi ancora Luigi Palladino di Italia agli Italiani e Raffaella Ianzano di casa Pound. Prego, riprendiamo con il rispetto, ecco, della persona che abbia chiamato. Esatto, che abbiamo, io non lo chiedo, lo e chiedo con i toni esatto, giusti, con i giusti toni, nel senso che l'ipotesi che qualcuno
abbia occupato delle poltrone per nomina politica. Lei amministra la sua azienda, ma guardi che il servizio pubblico è proprio quello che abbiamo esercitato noi, che ho esercitato io, cioè amministrare delle aziende pubbliche in difficoltà, con centinaia di dipendenti, con migliaia di dipendenti in questo caso, e risolvere dei problemi. Questo è servizio pubblico, quindi non deve confondere l'incarico politico confondo con qualcosa nulla, di negativo. Cioè, Secondo elemento, il fatto che lei dica che io non mi informo, io adesso diciamo non mi permetto di dire che lei non si informa, cercherò di dimostrarle che probabilmente anche lei non si informa, che tutte le coperture che lei ha detto di avere del programma, poi vediamo singolarmente le singole iniziative del vostro programma, sono delle coperture di cui voi non date un dettaglio preciso. Allora, il suo programma, ribadisco, non si informa. Il suo programma, le ha validate. No, facciamo completare così. Il suo programma si fonda sulla copertura di due filoni. Uno si chiama la spending review di Cottarelli, l'altra si chiamano le tax expeditors del nostro sistema tributario. Io invito tutti i telespettatori a vederseli su internet, ci sono l'una e l'altra. Questi due elementi dovrebbero coprire circa 70-80 miliardi per fare tutte le cose che voi elencate nel programma. E devo dire la verità, vedendo il programma, leggendolo, io dovrei votare 5 Stelle. Perché ridurre l'IRAP, ridurre 5 aliquote IRPEF a 3, il reddito di cittadinanza e tutte le altre 20 punti che voi avete proposti non sarebbero altro che un voto anche da parte mia. La domanda in ogni discussione complessa è: tutti i desiderata di una famiglia sono realizzabili con le risorse? Ora, le risorse che cercate voi non sono reali. Beh, è chiarissimo. No, e voglio elencarle quali sono. Per esempio, sulle tax expeditors, voi dovreste dire: cosa sono le tax expeditors? Sono delle agevolazioni fiscali, voi dovreste dire che dovreste far pagare di nuovo l'IMU sulla prima casa, dovreste far pagare agli agricoltori di nuovo il 4,82 dell'IRAP, dovreste far pagare a chi compra una prima casa, anziché l'11% dell'imposta di registro, il 4%, dovreste far pagare il gasolio agricolo come il gasolio normale, dovreste far pagare il gasolio che paghiamo noi, anziché 1,3, quella è un'agevolazione sull'accisa. Voi state dicendo quello che gli economisti, tutti gli economisti dicono, che non è possibile fare, né voi né il centrodestra, quei 40 miliardi sono intoccabili, quindi voi state vendendo una serie di fumo che quando lo andrete a realizzare direte non l'abbiamo potuto realizzare. Spending review, voi dovete avere il coraggio di dire che nella spending review ci sono 7 miliardi per i cosiddetti costi standard di cui voi vi vantate. Questi costi standard sono per beni fungibili come la siringa, ed è un bene, poi ci sono i servizi pubblici che non possono essere dati a costo standard, come le scuole, l'università, il 118, i punti di primo intervento. Secondo la vostra proposizione, bisognerebbe chiudere il 118 delle isole Tremiti. Poi ci sono 2 miliardi per la diminuzione delle forze dell'ordine, poi ci sono 4 miliardi di mancato trasferimento di soldi alla regione. Queste cose perché non le dite? Abbiate il coraggio di dirle. Adesso sentiamo Pellegrini. Perché vendere fumo è facile, risolvere i problemi è difficile. Ma questa dopo la verità. Io volevo quando lei avrà una responsabilità pubblica e saprà, portare un risultato a casa, ne riparliamo. Per quanto riguarda questa parte, noi ne abbiamo già portati di risultati. Spero presto. Allora, in tema di... faccio una breve riflessione, altrimenti la faccio anche io aggressivo. Mi fa diventare aggressivo. Su tutte le domande che ha fatto e sulle considerazioni quanto che vuole, dottore, non ci sono problemi. Con Pellegrini e poi con il dottor... Ci faccia l'elenco delle coperture finanziarie. Se mi fa rispondere, dottore, ci dica. Non creda di potermi mettere in difficoltà. Posso completare? Ho le risposte alle sue domande, non si preoccupi. Lei è indistruttibile. Non sono indistruttibile. È infallibile. Assolutamente no. Ho semplicemente risposto alle sue domande. Di tutti. Ho semplicemente risposto alle sue domande. Posso rispondere? No. Stavo pensando, chi vuole fare il conduttore, se viene a Spezzati, gli lascio la sedia. No. Gli lascio la sedia della conduzione della televisione. Vabbè. Capisco che c'è grande interesse, che c'è passione, è giusto che e non abbiamo ancora parlato di un problema del territorio. Adesso risposta di Pellegrini e Trincucci sui temi nazionali, ma poi voglio sentirvi sui temi
le coperture, territorio, ci elenchi del le coperture. Territorio, se non mi dà la parola, prego. Dottore, lei pensa, ripeto, che poi andrà a Roma eventualmente a dare il suo contributo. Un pochino sì, lo vendete. Ma sarà soprattutto l'impegno della squadra. Onestamente parlando. Allora, sì, prego. Allora, in tema di venditori di fumo e di vendita di fumo, lo schieramento di cui lei è esponente è, come le dire, coperture. Premio Nobel e premio... Dottore, faccio l'elenco delle coperture. Vorrei rispondere secondo quello che io voglio dire, non secondo quello che lei vuole dire. Ha potuto dire, e senza interruzione, una sequela di non verità, e quindi vorrei rispondere alle sue non verità. Prego. Allora, per prima cosa, lei mi ha parlato dei due settori dove noi vogliamo andare a prendere i soldi. È corretto, glielo confermo, noi stimiamo che tutti i nostri interventi, che quindi lei giudica opportuni. Allora le assicuro che non le faccio dire più una parola nel prossimo intervento e farò come lei. Non dobbiamo, se lei la vuole mettere sulla rissa, allora va bene, alzo la voce, d'accordo. Allora, siccome il mio avversario mi vuole impedire di rispondere, devo purtroppo, e chiedo scusa ai telespettatori, alzare la voce. Allora, in tema di venditori di fumo, il fumo venduto dal centro-sinistra è di quello di migliore qualità, sono dei venditori di fumo da anni e quello fanno. Seconda cosa, mi ha chiesto sulle coperture, benissimo. Le coperture noi stimiamo di spendere, quindi mi rivolgo agli spettatori, alle, insomma, noi stimiamo di spendere all'anno 80 miliardi circa, di cui 30 vengono dalla revisione della spesa, che sono come dire, studi che non abbiamo fatto noi, che quindi sono stati commissionati dai governi precedenti. Quando andremo al governo, se ci accorgeremo che ci sono delle criticità, ci metteremo riparo, come abbiamo fatto, come dicevo prima, nei comuni di Torino e Roma, amministrati dalla parte avversaria. Dottore, se mi fa arrivare, se lei mi interrompe e fa l'interruttore invece che il candidato al Senato, e dice invece di essere la forza buona, se vuole fare l'interruttore, prendiamo tempo, vada avanti. Benissimo. Per quanto riguarda invece l'altra parte, lei dovrebbe sapere, visto che dice che si informa tanto, sui 40 miliardi, posso rispondere? Mi consente di rispondere? Prego. Dopo aver massacrato l'Italia, mi vuole almeno consentire di rispondere? Prego. La ringrazio. I 40 miliardi cui lei fa riferimento, forse lei non sa che la Corte dei Conti nel 2016... Ma quali sono? Ma c'è il disco rotto? Cioè, è una questione di educazione. Se lei continua a dire quali sono, quando le sa data la parola, dirò quali sono. Secondo la sua sensibilità democratica, e questo è il modo di fare il confronto, io ne prendo atto, e quindi ancora è fortificata in me la sensazione che lei non è, come dire, il candidato più adatto a rappresentare i problemi di questo territorio. Quindi spero che lei rimanga in Sanità Service e sia data a me o altro candidato la responsabilità di questo territorio. Dicevo, dei 40 miliardi sono una parte del complesso delle agevolazioni fiscali e degli sconti fiscali, che ammontano a 313 miliardi, lo ha stabilito la Corte di Conti. Quindi allora mi si lasci finire perché io sto cercando di finire. Ho capito, ma se mi interrompo ogni due secondi mi interrompo ogni due secondi, perché sa che deve essere, esatto, non bisogna offendere le persone. Benissimo. Allora, se mi è consentito di finire, la parte dei 40 miliardi fa parte di 313 di sconti e agevolazioni fiscali. Lei può scuotere la testa quanto vuole, a me non interessa. No, io lo posso dimostrare. Detto la Corte dei Conti. Che cosa vuole dimostrare? L'ha detto la Corte dei Conti. Sa che mi interessa del direttore di Sanità Service? Nulla. Secondo me la Corte dei Conti ha un minimo di credibilità maggiore nei suoi confronti. Era facilissimo, perché sono due le cose che devo dire. I 30 miliardi vengono dalla spending review, e i 40
Per cortesia. Ma ce la fa avere un minimo? Ce la fa? Ce la fa? I 30 miliardi non sa di cosa parla. Benissimo, dei 313 ammontano a 313. Lei non sa di cosa parla. Lei è incapace di fare un confronto. Quando le sarà data la parola, la interromperò ogni secondo per ripagarla della stessa moneta, visto che lei è incapace di confrontarsi. Stavo tentando di dire, visto che mi interrompe, che sono 40 quei 40 miliardi, dei 313, le faccio un esempio. Quali sono? Sono per esempio 16 miliardi che sono dati al fossile in generale. Quella è una scelta politica. Quella è una scelta. Anche questo è allora, sbagliato. Allora, direttore. Se interrompiamo se questo è il modo in cui dobbiamo fare, ma lo dica dopo. Scusi Attilio, lo diciamo dopo. 300, la parola ce l'ho io dopo. La parola ce l'ho io, il dibattito va fatto così, dobbiamo sentire tutti i nostri ospiti, per cui sta continuando a dire sbagliato, le facciamo gli applausi, avete massacrato il paese e si permette anche di dire questo è sbagliato, io il dottor Trifucci, avete massacrato le famiglie, le avete massacrate con le vostre politiche. E avete anche il coraggio di dire questo è sbagliato, noi siamo la forza buona, risolviamo i problemi. Ma lei lo sa che ci sono milioni di provinzialità service, milioni di italiani che non si possono curare perché non hanno i soldi, perché ci sono i ticket. E allora di che parla? Avete massacrato questo paese. Dovete andare a casa. Io spero che i cittadini vi lasciano, lei c'ha un bel lavoro. Io spero che i cittadini la lasciano a fare il suo bel lavoro. Allora sentiamo Trincucci e andiamo avanti. Ha fatto riferimento anche alla sanità, che è il suo mondo. Certamente, io alla sanità, vabbè, il nostro punto di partenza, l'ho già detto prima, non mi ripeto. Io ho avuto la sensazione oggi di quello che potrà accadere nel futuro Parlamento. Cioè ci sarà un Parlamento molto rissoso in cui non si concluderà nulla, perché c'è stata tutta una serie di battibecchi, ma la realtà vera è che ci sono delle formazioni politiche attuali che promettono delle grandissime trasformazioni della cosa, pensioni a 1.000 euro e tutti i miglioramenti della sanità, soldi a pioggia a tutti. Il problema da buon padre di famiglia, perché poi la gente pensa alle cose concrete, la povera gente non la corte dei conti, la gente è più concreta, la buon padre di famiglia. Se in una famiglia entrano 10, ne devono uscire 10, se in una famiglia entrano 1.000, allora questa coperta che ci tiriamo un po' più corta, un po' togliamo di là, facciamo di là, a che cosa serve? Sono promesse elettorali. Io penso che a un certo punto, oggi, la situazione è drammatica, per cui la scelta deve essere la scelta politica, individuare quello che prioritariamente deve essere risolto. Non si può continuare a dire faccio questo, quello che... Cioè tutti io insieme non possiamo risolvere. Non possiamo farlo, perché tra l'altro io non... appunto, mi dicevi, io sono una persona vicina alla gente, nel senso che vado in mezzo alla gente perché vado nelle case, vado al lavoro in clinica, ho un'attività che mi importa... I bisogni minuti sono altri. La gente ha bisogno di sopravvivere in qualche caso, di curarsi. Il super ticket va abolito. Queste sono proprio delle cose elementari, bisogna fare delle scelte, bisogna farle politicamente, studiando bene qual è il tipo di orientamento che deve avere. È chiaro che tu vuoi favorire le 16 persone che in Italia detengono il 36% del patrimonio. Ci sono in Italia 16 persone che hanno una delle proprietà che non si possono neanche negare, 16 persone, un terzo del patrimonio italiano, 16, tutto il resto è spalmato, e ci sono poi persone che non hanno neanche l'euro per pagarsi un panino. Allora queste sono le cose priorità, ecco, che Liberi Uguali vorrebbe tenere in conto. Dobbiamo scegliere, dobbiamo fare delle scelte radicali, importanti, che saranno di sinistra. Vedo che non credo che nessuna formazione politica vuole cose diverse. È chiaro che poi accorderemo e troveremo la maniera. Indubbiamente io ho molte perplessità, lo devo dire con molta, che si possano reperire tanti soldi se non chiedendo ulteriori sacrifici agli italiani. L'IMU sulla prima casa. Vabbè, è giusto che ci sia. Noi abbiamo parlato di una forma di patrimoniale, ma la patrimoniale già esiste, l'IMU è una patrimoniale. Uh-huh.
Ed è una tassa anche abbastanza, cioè la gente è già tassata abbastanza per quello che possiede, quelli che possiedono, e gli altri no. Poi ci sono altre forme, l'IRPEF, altre forme di tassazione e dico in qualche caso di vessazione della persona. Ci sono persone che pagano tasse fino all'ultimo centesimo con aliquote del 57%. Io non credo che in Italia si può andare avanti così. Bisogna fare delle scelte politiche radicali, per cui ecco, noi ci poniamo come alternativa a un sistema che nel passato ha sbagliato e che nel futuro ci sono tutte le premesse che vengono fatte, scelte che non sono rispondenti alla realtà vera e alla realtà effettuale del nostro paese. Bene, all'inizio della trasmissione avevo detto è una campagna elettorale spenta. Mi avete smentito subito nel corso di questa trasmissione. No, È molto, è ma io molto voglio ed è molto chiedere. accesa. Voglio chiedere scusa, No, voglio c'è chiedere problema. Avete Il visto problema, quando, dottore. Contrapposizione politica, No, non personale. Quando non ci sono contrapposizione politica. interruzioni, No, il messaggio a ma voglio casa chiedere. arriva in maniera Sì, perfetta ha e ragione. precisa. Così la gente fa la sua valutazione e Sì, poi sceglie. dobbiamo Allora, essere riprendiamo da tranquilli. Massimo Russo. Sì. Ma chiedo scusa, dottore, non mi deve fare le scuse perché è contrapposizione politica, Va quindi bene, va lo bene, capisco che non è una cosa contro di me, né io ho qualcosa contro di lei, assolutamente. certo, Quindi assolutamente. non mi deve fare nessuna scusa. L'interessante è che la competizione Sì, avvenga in nel modo. rispetto delle persone, Certo, cioè assolutamente. sul percorso della Va bene. correttezza, sul Allora, percorso della posso correttezza. replicare? Io sì, la replica sui grandi temi c'è, No, ripeto, sui io voglio 313 portarli miliardi. ancora, su, 16. ancora, 16. ancora, 16. ancora sul, sul, 316. sul, 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 313. No, ma è importante sul questo. problema dove recuperare Ma questo è questi soldi. importante. Sulla No, io credibilità. voglio sentirvi sulle battaglie Adesso che mi due. interessano personalmente. Io voglio Arrivo, sentire arrivo, quali arrivo, sono le arrivo. battaglie che Adesso le eventualmente dico. andrete a fare a Roma. Ecco, Io adesso ho le faccio. bisogno dell'aiuto dei parlamentari. Passo Ne ho subito. bisogno ogni giorno Allora, perché non so a chi rivolgermi. Io, Attilio, cittadino di questa terra. ti do subito una risposta. Però è importante, guarda, questo fatto dei 316 miliardi. 13. 313. In questi 313 miliardi c'è, per esempio, l'IVA sul pane, sulla pasta, sui prodotti alimentari. Cioè loro dicono l'IVA dal 4% lo facciamo passare al Non mi metta, 22%. dottore, io non la voglio interrompere, non mi No. deve mettere in bocca cose che Ma noi non la abbiamo stessa detto. cosa che No, ha fatto infatti io gliel'avevo il suo promessa, ma avversario. non la voglio fare perché No, non ho la un deve modo fare. diverso di fare Non la politica. deve fare. Poi, Infatti non la voglio no, fare. e questo Però dimostra non che mi, non i ci mette in 313 bocca miliardi cose che non ci non abbiamo sono. detto né Non pensato, ci dottore. sono, per Comunque esempio, i c'è un 14, malessere diffuso il innegabile, no? È inutile che 14. vogliamo. La gente non se ne importa dei 313 Eh sì, miliardi, la ma gente se c'è un quando va problema, al mercato e non ha i soldi per e se non ci comprarsi sono i fare la soldi. spesa, Bravo, dottore. non vuole Bravo, sentire dottore. queste cose. Sente, bisogna di minuti. Se una persona mi dice, dottore, o mi curo o mangio. Sì, ma noi dobbiamo dare anche Dottor, o una mi proposta. curo o mangio, Sì. cioè questo è il dramma delle persone e su questi Ma temi noi vedi, dobbiamo battere, perché la dottore, vicinanza alla politica, la politica deve essere vicina ai cittadini, dottore. delle E grandi. allora Però, giriamo la non domanda. mi fa. Che cosa propone il centro-sinistra per migliorare il sistema sanitario? Cioè per assicurare più servizi Sistema ai sanitario, cittadini. il sistema, possiamo parlare di tanti temi. Volevo chiudere No, dicendo, così, problema tu per che problema, fai, sentiamo la tu che proposta. fai, tu che fai il medico, quando ci sono dei problemi, non è che uno va dal dottore che gli dice guarda, non c'è il problema, tutto a posto. Purtroppo bisogna anche dire quali sono le risorse per poter risolvere quei problemi, il tempo necessario per farlo e le modalità. Detto questo, vengo alla nostra campagna elettorale. Lasciamo perdere adesso la polemica sulle coperture che secondo noi non ci sono, Ci poi sono. diciamo, si può dimostrare ancora Ci sono. questo tema. Noi cosa stiamo facendo, Attilio? Stiamo cercando di sentire, oltre ovviamente i cittadini che vanno ascoltati per strada, ma soprattutto stiamo cercando di ascoltare gli ordini professionali, le associazioni di categoria, gli amministratori, perché poi coloro che fanno i sindaci, gli assessori, i consiglieri, non è che sono gente. Brutta gente, anzi è la migliore classe politica che è di frontiera a sentirsi tutte le problematiche sul collo. Attraverso questo giro che stiamo facendo sono emerse tutta una serie di problematiche che io vi elencherò e che un eventuale rapporto tra rappresentato e rappresentante dovrebbe essere portato avanti. Il primo tema è il tema appunto del nord-sud. Noi abbiamo una differenza, un gap infrastrutturale, reddituale, il nostro reddito medio è la metà di quello del nord, le spese in infrastrutture sono un terzo di quelle del nord.
Ora, un rappresentante, a mio avviso, indipendentemente che sia dei 5 Stelle, che sia di Leu o che sia del centro-sinistra, deve portare a cuore questo problema. E io in questa sede colgo l'occasione di dire che, per quanto mi riguarda, l'eventuale rappresentanza in Parlamento non avrà alcun vincolo con il simbolo. E chiederei la stessa cosa agli altri miei interlocutori, cioè io non porterò l'interesse di un simbolo o di una parte politica, io porterò l'interesse di quelli che sono i mandati che mi sono stati dati da questi interlocutori. Per esempio, noi dobbiamo far arrivare nella provincia di Foggia, in particolare nella zona dell'Incoronata, individuare delle zone economiche speciali per cercare di trasportare anche da noi il credito d'imposta fino al 45% e aumentare gli investimenti fino a 50 milioni. Oggi gli investimenti... Cosa che nelle altre province della Puglia è stato già fatto. È stato fatto solo a Taranto. A Taranto. E adesso bisogna fare l'individuazione e noi stiamo pressando affinché venga a Manfredonia e all'Incoronata, perché la norma prevede la possibilità di individuare queste zone nei retroporti o nelle zone logistiche. Abbiamo visitato delle aziende in quella zona, in particolare la Lotras, che è un fiore all'occhiello del nostro territorio, in cui probabilmente potrebbero arrivare una settantina di milioni di investimenti. Abbiamo incontrato dei rappresentanti del poligrafico, perché un nostro rappresentante foggiano nel Consiglio di amministrazione è riuscito a far arrivare 100 milioni di investimenti. Chiaramente questo mandato è finito purtroppo e quindi noi dobbiamo blindare questo investimento, sapendo tutti che il poligrafico non è solo un... Adesso cominciamo a sentire. L'istituto zooprofilattico ha bloccato una settantina di assunzioni, tra l'altro qualificate, di laureati, ricercatori, perché c'è una norma del 2004 che vincola agli istituti zooprofilattici agli enti sanitari, come per esempio la ASL, quindi questo è un problema che va assolutamente risolto. Abbiamo fatto una riunione con i sindaci dei piccoli comuni, dei Monti Dauni, ed è emersa la necessità di riattivare, attraverso anche l'incremento dei fondi della legge Realacci, per il recupero dei piccoli centri. Abbiamo individuato la necessità di sviluppare ancora il tema dei piccoli comuni, delle aree interne. Questo governo ha già individuato nei Monti Dauni queste aree, noi abbiamo l'intenzione, perché gli indici demografici ed economici ce lo consentirebbero, di estenderlo anche al Gargano. Questo significa fare arrivare fondi, perché i problemi non si risolvono. Ci hanno detto tre cose no, ma già ce ne sono, chiare. Se no, vuole, no, se vuole ce ne altre. Sono. No, ne no, sono fermiamoci, altre. Poi riprendiamo. Ecco, facciamo il secondo il problema secondo per risolvere. Quindi qualunque problema, che bisogna individuare, legge Realacci, anche aree, nella provincia di Foggia, aree interne, la valorizzazione istituto delle risorse delle aree interne, poligrafico, i e poi comuni. Noi dobbiamo modificare il sostegno al poligrafico. E ci sono ancora altre cose. Bene, allora, lei ha detto che sta girando e conoscendo ancor più il territorio di appartenenza, questo grande collegio, ci sono tantissimi, tantissimi centri, quindi raccoglie ogni giorno le istanze che arrivano dai cittadini, sì. Dalla gente. Va tutto bene, abbiamo già detto all'inizio che il malcontento è generale. Allora, cosa vuole la gente della Capitanata e che cosa vi chiede di andare a rappresentare a Roma, la gente di Capitanata? Allora, ci chiedono cose basilari che dovrebbero essere veramente assicurate a tutti. Innanzitutto il lavoro, perché c'è un problema di lavoro terrificante, disoccupazione giovanile. Come si fa? Questa è una piaga dei livelli. Risolviamo. Vedo che appena prendo io la parola mi arriva subito l'interruzione. Ha visto, dottore, io l'ho fatta parlare senza aver detto manco una parola. Andiamo avanti. Quindi, come vede, ci si può confrontare senza fare l'interruttore a comando. La richiesta di lavoro è generalizzata e voglio dire, dal nostro punto di vista, non basta fare l'elenco, ma non voglio essere polemico, delle cose da fare in loco. Noi dobbiamo innanzitutto avere l'idea di paese che vogliamo, perché fare l'elenco dei fondi che faccio arrivare per il poligrafico o per la zona speciale o quant'altro della nostra provincia, è vero, noi saremo senatori della provincia, noi dobbiamo avere dobbiamo avere a cuore il nostro collegio. Io però mi sforzo di fare un discorso più complessivo. Noi stiamo facendo delle elezioni, ci candidiamo per delle elezioni politiche, quindi noi portiamo avanti un programma nazionale. Sono d'accordo. Una idea di paese, mio pezzettino d'Italia lo devo avere riflesso, un'idea di paese diverso, un'idea di società diversa, e cioè
come andiamo, visto che noi parliamo anche di investimenti, perché ovviamente la società, lo sviluppo si fanno facendo degli investimenti. Allora noi vogliamo un paese in cui innanzitutto si riprenda a fare investimenti pubblici, ovviamente allocandoli in quei settori che siano capaci di produrre un moltiplicatore, cioè a dire io spendo 1 miliardo e mi torno indietro in tasse, consumi, investimenti 1,5 miliardi, per così dire, e non investimenti in settori che non mi diano questo moltiplicatore. Faccio sempre l'esempio più classico, quello del fossile. Se io investo 1 miliardo nell'energia fossile, si è calcolato che i posti di lavoro che vengono generati sono 800. Se investo lo stesso miliardo nelle energie rinnovabili, si è calcolato che produco 17.000 posti di lavoro. È un approccio diverso. Noi siamo per la green economy, noi per esempio siamo per i rifiuti zero. Posso ricordare un fatto personale, perché ripeto, io non è che un mese fa ho cominciato a occuparmi del mio territorio, io sono almeno 10 anni che me ne occupo. Esattamente 10 anni fa, credo o gennaio o febbraio, ora non ricordo esattamente, invitammo come Meetup, perché non esisteva ancora il Movimento 5 Stelle, invitammo Paul Connett a Foggia, facemmo un convegno in biblioteca provinciale, il cui tema era rifiuti zero. Era, come dire, dei concetti che ancora si stavano affermando. Sì. Noi ci abbiamo provato 10 anni fa. Qualche tempo dopo ci fu la presentazione, quindi sempre nel 2008, 10 anni fa, la presentazione del piano industriale dell'Amica. Fu fatta presso l'AMGAS, c'era Tavasci anche che la illustrava, a Imola che era l'ex presidente. Io, in qualità di attivista, diciamo, dei meetup, illustrai la mia posizione. Siccome in quel momento si parlava di inceneritori, dissi che per me era una posizione suicida, cosa che noi le abbiamo dette 10 anni fa, e i fatti poi ci hanno dato ragione. Si sono persi in questo settore 10 anni, perché se noi poi andiamo a vedere, e ora parlo di un problema comunale, di come sta la raccolta per esempio differenziata a Foggia, a dei livelli 8%, 6%, dovremmo essere al 65%. Quello per noi è un settore in cui si può creare lavoro, ma anche il lavoro buono. Cioè, voglio dire, ci sono dei settori completamente abbandonati, che invece potrebbero produrre, se ci fosse una idea di sviluppo, un'idea di paese che invece è totalmente mancata in questi ultimi anni, che si potrebbero, come dire, creare nuovi posti di lavoro, ma lavori buoni, non i lavoretti che lavori un giorno a settimana e pigli 400 euro, 600 euro. Noi vogliamo, come diceva il dottore prima, una società che si occupi innanzitutto degli ultimi, in cui io non posso accettare da cittadino che un mio connazionale non si possa curare perché o mangia o si cura. È per me inaccettabile. Io non posso accettare che ci siano 4 milioni e mezzo di nostri connazionali che sono in povertà assoluta. Benissimo, i partiti, finora le forze che sono contrapposte al Movimento 5 Stelle, in questi anni non se ne sono occupate, e ogni volta che invece il Movimento 5 Stelle ha fatto proposte per venire incontro a queste cose, ce le hanno bocciate bellamente. Allora io credo che i cittadini abbiano capito che noi abbiamo la credibilità, esatto, però siccome noi le abbiamo proposte in tutti questi anni e ce l'hanno bocciate perché a loro non faceva piacere, è ovvio che i cittadini ora credono a noi, perché se io vado nei mercati a dire ok, io ho in campo una serie di misure. Non credono a Berlusconi che dice diamo 1.000 euro alla casalinga, alla madre di Berlusconi famiglia, è una barzelletta. Eliminiamo le tasse sulla Berlusconi sulla sanità, è una barzelletta, perché è in politica dal 1994, quindi fa 24 anni. E ci parla per esempio da 24 anni di flat tax. Purtroppo ha dimenticato qual è l'articolo, il 23 o il 27 della Costituzione, no, in questo momento mi sfugge, secondo cui, articolo della Costituzione, la contribuzione fiscale deve essere progressiva. La flat tax non è progressiva, è proporzionale. Quindi loro da 24 anni propongono una cosa che è anticostituzionale, cioè tutto si può fare, basta cambiare la norma, o no dottore, costituzionale. Bene. Si può fare, allora, c'è un piccolo particolare, no, no, no,
capito, c'è un piccolo particolare. C'è un altro sono proposte di Robin Hood al contrario, tolgono ai poveri per dare ai ricchi, ancora una volta. Noi siamo contrari assolutamente a questa visione della società. Noi vogliamo togliere ai ricchi, semmai, e dare ai poveri, e dare agli uomini. Vabbè, allora questo è il programma di Liberi Uguali. No, è il programma nostro. No, perché il programma di Liberi Uguali è sento le stesse parole, però sono belle una forma diversa, ci appoggerete al governo? No, però diciamo su questo sono d'accordo. Io vi volevo dire una cosa, io pensavo al territorio perché ecco. È una cosa che mi interessa di più. Allora, intanto guardando la provincia di Foggia rispetto anche al panorama pugliese, non parliamo della, è stata sempre la provincia Cenerentola, aeroporto, la possibilità di trasporti efficienti, lo scarso interesse per la viabilità nei monti d'Auli, che noi conosciamo bene. Cioè ci sono dei paesi che sono praticamente irraggiungibili. Io ho avuto, dice, se fa la neve io non posso raggiungere, per esempio faccio un nome, Roseto Valfortore, che è un paese che bisognerebbe raggiungere tramite il Sannio. Cioè è una cosa assurda, inaccettabile che nel 2018 ci siano ancora queste. Poi si parla di sviluppo del territorio, si parla di insediamenti in queste zone. Allora, intanto ci sono tre filoni importanti secondo me, quelli degli insediamenti produttivi. Io sono di Lucera, a Lucera un grosso gruppo industriale ha chiuso tutte le intere fabbriche, praticamente licenziando, mettendo nel primo in cassa integrazione tutte queste forme di sussidiare. 300-400 famiglie, 300, non è una cosa di poco conto. 300 famiglie, persone che poi tra l'altro hanno un'età per cui il rientro nel mondo del lavoro è praticamente impossibile, perché dopo i 50 anni non credo che una persona possa, però si trovano in questo limbo di bar, persone che dietro ci sono famiglie, ci sono studenti, persone che hanno diritto di studiare, anziani, è tutto un collegato. Quindi penso... a proposito di chi esce, no, riprenderà subito una parentesi, di chi esce all'improvviso fuori dal mondo del lavoro. È vero che in regione stanno studiando la ipotesi di aiutare chi perde il posto di lavoro. Sentite, dando un assegno annuale. Allora, io mi riferisco, è in cantiere? Visto che la Costituzione l'abbiamo difesa con il referendum, il primo articolo della Costituzione italiana recita: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ed è l'unica Costituzione al mondo, vi sfido a trovare un'altra in cui nel primo articolo c'è la parola lavoro. Il lavoro è un elemento fondativo dell'Italia. Se una società, una politica non è capace di dare il lavoro, è una politica che ha sbagliato tutto. Perché il lavoro è un diritto costituzionale che deve essere garantito. Dottore, io prendo i dati e vedo il 35-40% dei disoccupati che è lì da 30 anni. Esatto, ma ci sono di più di 35, molto di più. I giovani ci sono dei 50, per i 50. Ci sono molte persone, sono ragazzi 50. Che stanno in casa, cioè persone di età ultra tra i 30 e i 40 anni che non hanno mai fatto niente nella loro vita, hanno fatto un'ora, due ore, lavori saltuari. Lavori sottopagati. Quindi significa che le politiche attuate sono state sbagliate? Le politiche attuate del mondo del lavoro sono state, perché sono le politiche attuali. Quindi dicevo trasporti, insediamenti industriali e poi l'industria più importante della nostra terra, l'industria turistica e culturale. Sono aspetti importantissimi, favorire questa. Tu non hai la possibilità, noi abbiamo un territorio che è variegato, che ha delle bellezze naturali, delle bellezze artistiche. Io dico è il più bello del mondo. Oh, è il più bello del mondo, c'è il mare, ci sono i mondi. Scusa, sfruttiamole queste cose, perché ormai non ci dobbiamo, ecco, e quindi creazione di nuovi posti di lavoro, perché i soldi non li, noi siamo fra di noi, ci siamo sempre, è un circolo vizioso, i soldi devono venire dall'esterno, bisogna incrementare le persone che portano i soldi nel nostro territorio, che ci aiutano a stare meglio, quindi una politica fatta, vabbè, ma questo esula dalla politica nazionale, però è un aspetto importante, un'attenzione per queste tematiche, penso che qualsiasi forma politica, qualsiasi forza politica deve avere.
pensare queste cose e avere questi obiettivi. Massimo Russo, su questi temi legati al territorio. Partiamo, riprendiamo, ecco, dal Gino Lisa. Secondo voi, allora, nella crescita del territorio, della Capitanata, il fatto di non avere l'aeroporto è di grande ostacolo? È un grande ostacolo? Certo, è un problema. Volevo dire una cosa positiva, condivido quanto ha detto prima l'ingegnere sul fatto della flat tax, diciamo meriterebbe una trattazione, un lungo approfondimento, però indubbiamente ci sono delle problematiche che non abbiamo in studio chi sostiene, però su questo l'importanza, su questo condivido, però siccome devo dire una cosa buona e una cattiva, io non ho sentito nell'intervento precedente dell'ingegnere una misura per il territorio. Cioè queste discussioni di carattere generale, la disoccupazione, la green economy, però poi ci sono dei problemi concreti, faccio delle piccole cose che possono cambiare il nostro territorio. Noi dobbiamo, e io parlo sempre di modifiche legislative non regionali, parlo sempre, quando parlo della legge Realacci, quando parlo delle aree interne, quando parlo delle ZES, sono tutte norme nazionali, perché noi ci candidiamo a fare i parlamentari, non a fare il presidente della regione. Sono norme nazionali, ma con grandissimi riflessi sul nostro territorio. Ecco, anche la legge sul poligrafico, l'istituto zooprofilattico, sono tutte normative nazionali, te ne aggiungo qualcun'altra. Per esempio, noi dobbiamo tentare di portare a Roma la modifica della famosa legge Letta originaria per quanto riguarda la gestione delle reti del gas, che oggi penalizza i piccoli comuni, che non possono riportare in bilancio il valore delle reti, parliamo di milioni di euro, e senza questo passaggio, adesso non entro nel dettaglio tecnico, ma tutti gli addetti ai lavori lo sanno, non si riesce ad avere un adeguato, come si dice, le royalties, sono adeguata. Si vede che ha fatto il presidente dell'AMA. Allora, no, ma queste sono le piccole cose che chiedono i sindaci per poter poi aggiustare la fontana. Cioè, nella spending review, tornando al discorso delle strade, sono previsti 4 miliardi in meno di trasferimenti alle province, ai comuni e alle regioni. Quindi, applicando quella spending review, ci saranno ancora meno soldi per aggiustare le strade. Cioè, questi sono dati concreti. Infatti, non è che nel programma aggiungo, delle 5 Stelle aggiungo, è un, io cioè, penso, non so se mi sono spiegato, che ci siano sono ragionamenti molto che vanno difficili, fatti, che non possono essere affrontati propagandisticamente in questa sede. Il problema sollevato c'è. Vabbè, ma intercettiamo il malessere della gente, intercettiamo i problemi. Proporre delle ricette praticabili. Bisogna proporre delle ricette praticabili. Io ritengo che le soluzioni sono fatte da piccoli passi concreti. Ovviamente, ripeto, noi ci candidiamo a rappresentare delle istanze del territorio, non è che rappresentiamo il Presidente del Consiglio, ci sarà Di Maio, partecipare anche a fare le leggi in Parlamento. Volevo risponderti perché non voglio eludere la domanda sull'aeroporto. Allora, l'aeroporto è una delle esigenze di questo territorio, però anche l'aeroporto va studiato per quello che è, ci sono decine di studi che dimostrano che aeroporti come quello di Foggia non si reggono nel business plan. Quindi sono delle attività a perdenza, come potremmo dire. Allora, la soluzione che sta adottando la Regione è una soluzione saggia, perché in ogni gestione aziendale ci sono costi fissi e costi variabili. I costi fissi di un aeroporto come quello di Foggia non si reggono. Ecco perché il trasferimento della Protezione Civile consentirà di abbattere questi costi fissi e poter trovare la possibilità di un operatore che si venga a gestire solo i costi variabili. Ma l'aeroporto Gino Lisa potrà essere utilizzato in modo efficiente se viene comunque considerato in integrazione con quello di Bari. Cioè, la vera cosa da fare, sempre attraverso o finanziamenti nazionali o attraverso la Regione, è collegare. Adesso facciamolo partire. Una domanda, facciamolo partire da qui. Ma assolutamente che interesse avrebbe Bari a trasferire parti delle sue? Nessuno. No. Ha interesse Bari, dobbiamo fare un discorso autonomo. Il problema dell'aeroporto, mi pare che sia la gente si sente un po' presa in giro. Dai, lascia perdere. Perché sono anni, i soldi ci ma sono. Ma tu non potrai. Poi i soldi non ci sono, poi allunghiamo la pista, poi l'accorciamo, poi facciamo poi i costi fissi. Non ci dobbiamo invece. La verità vede che noi siamo stati come territorio mortificati. Ascolta, e l'aeroporto è uno proprio il segno emblematico di questa situazione. Dottore, tu non potrai situazione. Mai avere a Foggia un aeroporto internazionale come Milano.
Tu devi avere a Foggia un aeroporto, ma un aeroporto come Brindisi lo possiamo avere, che devi avere alcune tratte e che per i collegamenti di altro genere più particolari, soprattutto a livello internazionale, si deve collegare ad un altro aeroporto. Cioè tu puoi avere da Foggia, non puoi avere il collegamento a Monaco, a New York, avrai il collegamento a Milano, avrai un collegamento, non so, in un posto dell'Europa, oppure ti devi collegare meglio. Questa è una fase di aeroporto. Ma questa è io credo che sia una fase successiva. Non puoi trasferire Bari a Foggia. Devi integrare il trasporto da Bari a Foggia. Perché, scusa, un aeroporto efficiente a Foggia non significa un ritorno di economia nella città e nel territorio vicino? Certo, non lo so, certo. Perché la gente adesso deve andare a Bari per venire a Foggia, la gente è incentivata, turismo culturale, turismo religioso, dobbiamo dire sempre le stesse cose. Poi non ho capito perché non dobbiamo provare ad avere l'aeroporto, perché c'è per forza, poi dobbiamo pensare ai voli transoceanici. Bene, allora andiamo avanti, abbiamo ancora 10 minuti a disposizione di questo numero di Senza Maschera, riprendiamo con Marco Pellegrini, Movimento 5 Stelle. Dunque, due anni fa, quando è stato? 2015 se non sbaglio, sì. Se non sbaglio 2015, quindi abbiamo circa tre anni fa, sbarcate, ecco, in via Capruzzi, in regione, sbarcate e subito Emiliano, la sera del risultato, cioè subito dopo lo spoglio, dice: carissimi grillini, venite con me e governiamo la Puglia. Mi dispiace, ma questa cosa non ci interessa. E allora? Sì, mi fa dire una cosa hanno detto una cosa importante, quindi volevo dire la mia, la questione aeroporto che si inserisce nella questione più generale della credibilità. No, anche come dice Massimo, per dirci qualcosa interessa molto. Io credo che sia l'ingegnere comunque è un attivista, è stato sempre attento, Fa parte la questione anche sul tema della legalità. Se vuole poi un inciso minimo, però la questione infrastrutturale è molto importante, l'hanno detto entrambi i miei avversari, quindi l'aeroporto che non decolla e la questione semplicemente delle strade provinciali che sono al disastro. Volevo dire veramente 2 minuti la questione aeroporto. Io faccio parte di quella categoria di persone che lo ritiene fondamentale per lo sviluppo della Capitanata, anche turistico, ma turistico. Voglio soltanto ricordare che noi abbiamo perso un pezzo di produzione alla Alenia e invece è andata a Grottaglie perché l'aeroporto non era grande abbastanza, non aveva una pista lunga abbastanza per far atterrare i cargo e quindi fare un pezzo di ala, se non sbaglio. E quindi noi abbiamo perso un pezzo di produzione e quindi dei posti di lavoro. Perché è successo questo? Per un deficit di mancanza di programmazione dei nostri rappresentanti politici. Non sono stati bravi a programmare. Posso fare un riferimento storico, tanto non a mia parte politica. 2002, se non ricordo male, presidente della provincia, Pellegrino, se non sbaglio, prese contatti. 2002, sì. Prese contatti con Ryanair, tanto stanno su internet la corrispondenza che si sono scambiati. Benissimo. Se nel 2002 la politica, le amministrazioni avessero subito messo mano all'aeroporto e quindi avessero fatto l'allungamento della pista che rendeva possibile l'atterraggio, quindi il decollo di quegli aerei che usa Ryanair, noi avremmo avuto Foggia come sede di Ryanair e non Bari, e quindi il flusso enorme che porta Ryanair, perché Ryanair ormai ti collega con il mondo, perché come diceva il dottor Russo, basta andare a Milano, lì poi cambi, o in Inghilterra a Stansted, lì cambi e sei collegato con il mondo. Vuol dire che c'è stato un deficit politico. Allora, perché noi del Movimento 5 Stelle, in questo momento io, Marco Pellegrini, chiedo il voto per me e dico: cittadini, guardate quello che hanno fatto finora i rappresentanti che avete votato. Hanno rappresentato i vostri interessi? No, nella maniera più assoluta. Sono stati subalterni. Mi ha bruciato l'ultima domanda. Subalterni ad altri. Allora dico: provate, il cambiamento lo possiamo assicurare solo noi. Provate sulla regione. Giro sì, sulla regione noi, e poi l'ultimissima noi domanda. Siccome siamo coerenti con quello che diciamo in campagna elettorale, perché noi non è che diciamo in campagna elettorale e la sera stessa dello spoglio delle schede diciamo va bene, abbiamo cambiato idea. Noi in campagna elettorale ci siamo presentati come forza alternativa e abbiamo detto: noi non faremo alleanze con nessuno, ma non perché siano antifatici, le cose buone bisognerebbe condividerle. Noi le cose buone, tutte le cose buone che gli altri propongono, noi le votiamo sempre, anzi talune volte sono
capitato che nostre proposte di mozione alla variazione di bilancio proprio in Regione Puglia siano state accolte. Il 99% delle cose che proponiamo ce le bocciano, però certe volte è successo proprio in ambito della legalità. Se me le fa citare, proprio in ambito della legalità, nostre proposte sono state accettate. Per esempio, l'istituzione della Commissione Antimafia è una legge regionale proposta dal Movimento 5 Stelle, attualmente ne è presidente Rosa Barone, che è la nostra consigliera regionale. Abbiamo poi proposto due variazioni di bilancio, siccome ci viene sempre detto dagli espertoni che la lotta alla mafia non si fa soltanto con i giudici e con le forze dell'ordine, ma si fa anche in ambito culturale, anche in ambito del lavoro. Allora noi, per esempio, abbiamo proposto l'istituzione, ecco, personalmente di quello borse è un istituto che serve poco se non ci sono le strutture, se non c'è la Corte di Appello qui, io sono il massimo, ne sono così convinto di questa cosa. Che sono 3 anni che mi batto per istituire a Foggia le sezioni distaccate della Corte d'Appello, della DDA, Direzione Distrettuale Antimafia, comunque, DIA e Tribunale per i minorenni. Io ho ottenuto da semplice cittadino, quindi io non ho aspettato di essere un eletto del popolo, io da semplice cittadino ho ottenuto che 34 comuni della provincia di Foggia si esprimessero in tal senso, 34 comuni, compresi tutti quelli più grandi della provincia, che corrispondono all'85% della popolazione. Noi abbiamo un problema gravissimo di criminalità organizzata e anche di criminalità spicciola, in cui in tutti questi anni, decenni, non si è data adeguata risposta. Io, come Marco Pellegrini, in prima persona, e noi come Movimento 5 Stelle, proponiamo invece di affrontare di petto questo problema, e quindi vogliamo l'istituzione di questi che noi chiamiamo presidi di legalità, perché non l'abbiamo detto noi che sono necessari, cioè lo dicevo io fino a poco tempo fa, il 18 ottobre 2017 lo ha sancito il CSM e ha detto testuale: a Foggia occorre una presenza costante e giornaliera dei magistrati della DDA per evitare lo scollamento sostanzialmente delle indagini dalla realtà fattuale. Vabbè, lo hanno detto loro, quindi per l'ennesima volta... Se ne sono accorto dopo i 4 morti ammazzati nelle campagne di San Marco in Lanzi. Ecco, io lo dico almeno dal 2015, quindi da questo punto di vista purtroppo c'era arrivato prima. Regione, sono d'accordo e condivido quanto ha detto il dottore, perché sulla vicenda del Gino Lisa noi siamo stati mortificati. Ma siamo stati adesso mortificati nel campo della giustizia. Insomma, che... io volevo chiedere, volevo sapere per quale motivo non si apre una sezione di Corte d'Appello in provincia di Foggia. Chi è che si oppone a questa... Allora, i motivi sono molteplici. I disegni di legge sono stati presentati. Io, il più vecchio che ho trovato, è del 94, se non sbaglio. Però c'erano due tribunali in provincia. Era qui coinvolgevo dare ragione, è qui coinvolgiamo la classe politica che ha rappresentato. Quindi c'è stata una politica dissennata. Esatto. Era una che è la provincia, una della terza, la seconda provincia più grande d'Italia, deve avere un solo tribunale. Vogliamo parlare di questo. Benissimo. E allora vogliamo dire che i libri uguali, per esempio, sono per una parcellizzazione della giustizia e soprattutto sulla presenza di un presidi di giustizia in tutto il territorio. Questo è importante. Sulla materia noi abbiamo già fatto, sia come Movimento 5 Stelle sia personalmente, quindi da questo punto di vista veramente non devo dimostrare nulla, anzi vi chiedo il vostro appoggio dal 5 marzo in poi per portare avanti questa battaglia. Bene, perché io ho coinvolto anche le altre forze politiche. La regione sul Gino Lisa sembra che abbia trovato la strada giusta, siamo sempre in attesa. Su questa vicenda siamo stati un po' mortificati, però ci sta mettendo il reddito di dignità. Il reddito di dignità l'ha fatto la regione per prima, un'iniziativa importante. In realtà lo ha fatto anche il centrosinistra, cioè il reddito di inclusione, il reddito minimo, come si chiama, perché purtroppo con risorse scarse, tornando al ragionamento di prima, è stato concesso solo a chi unisse inferiore a 6.000 euro, quindi molto poco, pochissimo.
250 euro minimo fino a 400 euro. Sono delle iniziative che coinvolgono qualche centinaio di migliaia di cittadini, quindi è indubbiamente un'iniziativa modesta collegata alle modeste risorse. Quindi il problema, a mio avviso, rimangono sempre le risorse. Però a Tiro io volevo concludere dicendo, se ho un minuto per chiudere questo. No, adesso chiudiamo con 30 secondi a testa. Ecco, io volevo, allora, se posso chiudere. Volevo dire proprio la chiusura? No, volevo chiudere l'intervento. Dimmi tu. No, io devo fare la domanda, che è quella la più semplice e banale. Siccome questo è uninominale, abbiamo detto che la gente valuterà la proposta politica, dunque l'appartenenza, farà sentire il senso di appartenenza politico, ma poi valuterà anche i candidati, certo. Cioè gli uomini e le donne scese in campo. E allora, siccome è uninominale, e quindi abbiamo 3 su 7 o 8 candidati, mi dispiace per la mancata presenza di Antonella Spezzati, e allora la domanda è semplicissima: da chi vogliamo cominciare? Stava parlando il dottore, quindi. Cioè, perché l'elettore del collegio Puglia 8 deve votare Massimo Russo? Allora, diciamo, è complicato in poche parole. Sì. Ma ti dico questo, Attilio, io dalla chiacchierata di oggi, perché per me la politica è un'esperienza nuova, mi sono convinto che la parte giusta è quella nella quale io mi sono candidato. Lasciamo perdere, diciamo, l'assenza, che non abbiamo potuto interloquire. Non mi ha convinto il modo di approcciare un po' populista, fondato su dei numeri che non reggono. E temo che, proprio perché l'ingegnere fa l'imprenditore, presto sbatterà di fronte ai problemi concreti, così come sbatte il sindaco che gestisce una città, così come sbatte l'amministratore che ha una società con 40 milioni di debiti o i consorsi di bonifica con 235. Cioè, credo che nella valutazione del voto l'elettore debba tener presente l'esperienza di chi ha già fatto determinate cose e non solo le dice di averle fatte o che le farà. E come secondo elemento, il voto politico è un voto molto serio, in cui le valutazioni di pancia, secondo me, dovrebbero essere sostituite anche con un pochino di razionalità. E quindi è vero che tutte le problematiche elencate ci porterebbero tutti a fare quel famoso la brutta parola, perché chiaramente tutti siamo consapevoli delle problematiche, ma noi siamo un paese complesso, siamo un paese in grande difficoltà. Faccio solo un esempio, cioè l'esempio di Tsipras in Grecia, che addirittura ha fatto un referendum per dire quanto sono complesse le cose. Alla fine Tsipras ha fatto il referendum, ha avuto un mandato personale fortissimo, non è uscito dall'Europa, proprio perché ci sono delle regole finanziarie, economiche, dei vincoli che non possono far risolvere i problemi con la bacchetta magica. E quindi io dico all'elettore di scegliere una proposta che possa essere concretamente applicabile. Bene, ho calcolato, abbiamo 70 secondi, quindi più di un minuto, quasi un minuto e mezzo. Ho fatto riferimento anche alle comunali. Avevo preparato un servizio in cui prefiguro la scena dell'anno prossimo qui a Foggia. Non abbiamo tempo per proporlo ai nostri telespettatori e anche a voi. Giuseppe Trincucci, Liberi Uguali. Liberi Uguali è una forza nuova, una forza che aggrega molte istanze, molte della nostra società, è una forza che si pone in alternativa anche alla vecchia politica e soprattutto presenta un programma di vicinanza alle esigenze minute della nostra popolazione, che sono appunto sanità, scuola, pensioni sociali, l'interesse per gli ultimi e per i problemi minuti delle nostre popolazioni. E poi uno sguardo attento anche al territorio, uno sguardo attento alla una politica economica reale che porti lavoro e soprattutto distrugga tutto quello che è stato di negativo nelle precedenti amministrazioni. Perché votare Marco Pellegrini, Movimento 5 Stelle? Allora, sono diversi i motivi per cui votare il Movimento 5 Stelle. Io chiedo all'elettore di fare una valutazione complessiva, quindi sia di quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle in questi 5 anni, sia a livello nazionale sia a livello locale, e sia la mia storia personale. Io, come ho accennato prima, non ho cominciato a interessarmi dei problemi del mio territorio da cittadino,
Non ho cominciato un mese fa quando è iniziata la campagna elettorale, sono almeno 10 anni che lo faccio, quindi io ho dimostrato con i fatti, specialmente il riferimento che facevo prima alla battaglia per la Corte d'Appello e per la DDA a Foggia, io ho dimostrato con i fatti, dicevo, di sapermi impegnare per il mio territorio e pur partendo da una posizione, come dire, all'inizio minoritaria, perché quando io ho cominciato con la battaglia della Corte d'Appello e della DDA ero solo io a dirlo e mi ridevano dietro, poi invece ho coinvolto tante altre persone. Bene, io credo che questo sia un piccolo esempio di quello che io potrò fare per questo territorio insieme a tutti gli altri eletti del Movimento 5 Stelle. Quindi io chiedo agli elettori della Capitanata di votare il Movimento 5 Stelle per un riscatto della nostra terra e per un miglioramento generale delle condizioni del nostro paese, perché noi abbiamo come primo obiettivo gli ultimi e ogni volta che noi siamo stati chiamati al governo, in questo caso delle città, abbiamo dimostrato di interessarci degli ultimi, abbiamo dimostrato di saper presentare un modello diverso. Noi chiediamo il voto per questo, noi siamo il cambiamento, votate il cambiamento. Stop, grazie a voi, grazie per averci ascoltato, andremo in replica domenica alle 14:30 su Teledown con questo numero di Senza Maschera. Grazie a voi per la partecipazione.